Benvenuti a tutti ad Inside Mondiali, il format dove si analizzano le prestazioni dei Granata ai Mondiali. Le tre partite in questione sono Croazia-Marocco per Vlasic, Svizzera-Camerun per Rodriguez e Serbia-Brasile per Lukic, Banja e Radonic. La prima partita che si è disputata è stata la partita della Croazia, che ha fatto 0-0 contro il Marocco il 23 novembre alle ore 11. Nella giornata di ieri si sono disputate Svizzera-Camerun alla mattina, vittoria della Svizzera per 1-0, e Brasile-Serbia alla sera alle ore 20, in cui c'è stata una sconfitta per i serbi per ben 2-0 con doppietta di Richarlison. Ma adesso analizziamo partita per partita. La prima partita che andremo ad analizzare sarà Marocco-Croazia, come ho detto prima, finita in parità, 0-0, è una partita in cui dai croati ci si aspettava molto di più. Perché? Perché nell'ultimo mondiale hanno raggiunto la finale, stupendo tutti con un ottimo gioco. Contro il Marocco non sono riusciti a brillare, anche perché non hanno brillato i top della formazione croata. Modric ha fatto male, Brozovic è stato il peggiore in campo, Perisic non si è visto. L'unico ad aver brillato, ad aver fatto bene, è stato Nikola Vlasic. Difatti il suo voto è 6,5, perché ha sui suoi piedi la migliore occasione della Croazia. Però durante il primo tempo si fa male e viene sostituito durante l'intervallo. Alla fine poi si scoprirà che il cambio di Dalic è stato un cambio precauzionale, non voleva che Vlasic continuasse a giocare col dolore e magari poi gli saltava le due partite rimanenti nel girone contro Belgio e Canada. Quindi l'ha sostituito e difatti poi ieri è uscita la notizia che Vlasic sta bene e proprio oggi, nella giornata odierna, si tornerà ad allenare con il gruppo in vista della partita contro il Canada. La seconda partita che andremo ad analizzare sarà Svizzera-Camerun, vinta 1-0 dagli svizzeri grazie alla rete di Embolo. Embolo, pensate un po' voi, questa è una piccola curiosità, è un camerunese con cittadinanza svizzera che gioca nella nazionale svizzera e ha segnato al mondiale contro il Camerun, condannandolo a perdere questa partita per 1-0. Il Camerun è nettamente inferiore alla Svizzera e nonostante questo la Svizzera gioca benino, bene ma non benissimo, ecco, potremmo dire. Non crea tantissime occasioni, anzi in realtà il Camerun fa addirittura un tiro in più rispetto alla Svizzera. La Svizzera sta molto chiusa dietro, si vede poco in zona offensiva con i suoi terzini, difatti Rodriguez in zona offensiva non si è praticamente mai visto. Il suo voto in pagella è un 6, in cui deve marcare Mbeumo, credo si pronunci così, un giocatore del Brentford, abbastanza bravo tecnicamente, infatti Rodriguez rimane molto molto arretrato per non rischiare nulla. Alla fine la mossa del tecnico svizzero funziona perché la Svizzera riesce a portarsi a casa i 3 punti e a giocarsi quindi la qualificazione probabilmente contro la Serbia, visto che col Brasile in teoria non ci dovrebbe essere storia. La terza ed ultima partita che andremo ad analizzare sarà Brasile-Serbia, partita vinta 2-0 dalla Seleção grazie alla doppietta di Richarlison, secondo gol strepitoso in rovesciata. La Serbia non crea molto, fa solamente 5 tiri, il Brasile invece ne fa 22, e ci si poteva aspettare questo dalla Serbia. Comunque il Brasile è nettamente superiore alla formazione di Stojkovic e ha un reparto offensivo che, diciamocelo, fa paura. I tre Granata come hanno giocato? Il migliore in campo della Serbia è proprio un Granata, il portiere Vanja Milinkovic-Savic, voto 7,5, para tutto quello che può parare. Sbaglia una volta un passaggio a Budaj, che perde palla e Vanja poi nell'uno contro uno con Vinicius fa una buona uscita in cui para. Poi fa altre belle parate, viene salvato qualche volta dai legni, però in complesso una prestazione molto positiva dell'estremo difensore Granata. Lukic, voto 6, chiede sempre la palla e va sempre a contrastare i giocatori del Brasile senza paura, proprio come fa nel Torino. Particolare durante il primo tempo il suo contrasto con Neymar, in cui addirittura sfila la maglietta Neymar e difatti Neymar si ritrova senza maglietta con solamente la maglietta termica addosso. L'ultimo Granata a scendere in campo è stato Radonic, che non è partito titolare ed è entrato nel corso della ripresa, voto 5,5. Radonic è entrato nel peggior momento forse della Serbia, la Serbia ha subito il gol dell'1-0 e poi subito dopo quello del 2-0 e da quel momento lì non si è più vista in zona offensiva. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio di Inside Mondiali, che uscirà al termine della giornata numero 2 dei Mondiali, e speriamo di commentare 3 bellissime vittorie di Croazia, Svizzera e Serbia. Ciao a tutti!